dovuto interpretare mia nonna. Ed era un problema, un problemone, perché tutte le grandi attrici, quelle popolari, così erano morte. Quindi o andavi a Trastevere dalle vecchie contrabbandiere, cercavi veramente una che era geniale, ma era difficile, perché quelle erano brave, però erano brave a dare una battuta, avevano delle facce da matrone romane, non potevano sostenere un ruolo dove ci doveva essere tanta, tanta anima. Un bel giorno un mio amico, che aveva il bar sotto casa mia, Bar Mariani, mi disse: "Aga, ma stai a cercare una che deve fare tua nonna?" Dico: "Sì." "Ma sintonizzate su Radio Lazio, c'è sta sorella De Fabrizi, si chiama Soralella, attacca alle 11, fa un programma per le donne, tutte donne che hanno un sacco di problemi." Erano tutti problemi di donne cornute, che si rivolgevano praticamente a Soralella per avere un consiglio su come comportarsi col marito. Dice: "Guarda che fa morire le risate, perché poi dice c'ha un grande ascolto in tutta Roma, una cosa. Sentila, poi magari lei a mezzogiorno fa uno stacco, viene qua al bar, si prende un crodino e poi ritorna a Radio Lazio, che sta a 50 metri dal bar." Allora il giorno dopo mi sintonizzai su Radio Lazio e veramente là ho scoperto un mondo, perché era veramente un esercito di donne veramente disperate, piangenti, che gli dicevano: "Lella", le storie erano tutte uguali: "Lella, Lella mia, dimmi tesoro, ma che ti è successo? Mi riconosci, suata del Prenestino? Sì, sì, dimmi. Ma sai che stanotte ritornate alle 3 di notte? Stamattina io ho guardato bene il colletto della camicia, c'aveva il rossetto. O sai che ti dico, gli devi dare un calcio in culo, gli devi da casa e dargli un calcio in culo, dammi retta. Ma dici, devi fare così." I consigli della sorella era: "Pia la pizza, dagli un calcio in culo." Era una cosa tragica, però aveva una tale autorevolezza che queste donne in qualche modo trovavano la forza di reagire con questi mariti che facevano i galli cedroni. Quindi praticamente era una consolatrice di anime. Allora, il giorno dopo a mezzogiorno vado al bar, dice, sapevo che veniva a prendere l'aperitivo, e vedo questa donna grossa, bella, con una bella faccia romana, da vecchia bancarellara di Campo dei Fiori, che entra e chiede il solito crodino. A un certo punto io vado vicino, cominciavo ad essere famosa, ho fatto uno stop nel 78 e ho fatto un sacco bello nel 1980, quindi un pochino cominciavo ad essere conosciuto, soprattutto a Roma. Allora a un certo punto vado vicino a lei e non gli do del lei, gli do del voi, perché ai romani di una volta, se tu gli dai del voi, anche se è una proletaria, la fai sentire più importante. Allora gli dissi: "Ma voi siete la sorella? Lei sta a questo gradino. E voi chi siete?" "Sono Carlo Verdone." Incredibilmente lei disse: ma quello che fa attore?" Dico: "Sì." "Me coglioni." "Sale, io faccio l'attore." E disse: "Faccio l'attore e faccio il regista." "Me coglioni." Fu soltanto un me coglioni dietro l'altro. E stavo cercando il ruolo di una nonna che dovrebbe interpretare il mio prossimo film, e chiaramente io sarei il nipote di questa nonna. "Me coglioni. E che hai pensato a me?" "Io ho pensato a voi. Ma sentireste di fare un provino?" "Ma io i provini li faccio tutti i giorni alla radio dentro casa. Ma io ho fatto pure il cinema, qualche particina nella mia signora con Sordia." In realtà aveva fatto piccole genericate, a Monaca, la portinaia, sempre ruoli molto proletari. Allora, dissi: "Allora guardi, mi dia un numero di telefono, la faccio chiamare dal mio aiuto regista e mi viene a trovare alla Dear Film", che adesso la Dear Film, sua nomentana, è diventata uno studio televisivo, non c'è più il cinema, vabbè.
lei disse, con piacere, però voi dite, poi fate mai niente, voi dirci, no, dico, solo lei. Poi c'è la faccia, dico, se mi sostenete le battute, dico, è fatta. Vabbè, allora la feci chiamare, la feci convocare per 2 o 3 giorni dopo. La notizia la diedi a Sergio Leone, che era il produttore del film. Lui mi disse, chi ha chiamato, chi hai trovato? Gli dissi, guarda, ho trovato una straordinaria. Chi è? Soralella, la sorella di Fabrizio. E Leone fa, oddio mio, no, ma che cazzo hai combinato? Dico, perché? 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 Ma no, ma no, ma non va, non... ma quella c'ha 300 di colesterolo, si c'ha muore durante il set, durante il film, ma poi che fa, lo paghi del film se hai girato già a metà, ma chi lo paga sto film? Dico, ma la mettiamo a dieta, la mettiamo a dieta, ma che metti a dieta, che entra e esce dal fare bene fratelli continuamente, è un casino, ma che cazzo? Allora dico, mi fai una cortesia, vieni anche te a vedere il provino, dico, se ti piace. Allora, Sergio Leone venne molto malvolentieri a sentire il provino sulla Sorella e lo fece in maniera fantastica. A quel punto Leone mi guarda e mi fa, andava bene, no? Sì, ma sì, questa c'è amore. Ma perché deve morire? Io facevo così. Ma porca miseria, glielo diciamo, mettilo a dieta. Sì, vabbè, c'ho cuore. Mi ricordo che se andò via con la Mercedes, diede praticamente l'ok, ma era veramente contrariato. Allora, il primo giorno di set, io, la prima cosa che dissi a Sorella, che mi sembrava tutto tanto che emozionata, mi fregava niente, andava come un treno, disse, Sorella, le devo chiedere una cortesia, il cestino lo prenda in bianco, non mangi la pasta, se perda qualche chilo, io lo dico io per il film, perché... Non ti preoccupare, figlio mio, ma tanto nel cinema si fatica, poi all'ora di pranzo non vi è mai fame, non vi è mai fame, non vi è mai fame, non vi è mai fame. Dopo una settimana il capo macchinista disse, ah, sarà lei, questo è vero, non è un omaggio alla Matricena, sarà lei, ci farebbe una matriciana per gli elettricisti e i macchinisti? Ma come no, datemi una pentola. Gli portarono una pentola da militare, una cosa... così, e se so quanti bucatini fece, e chiaramente noi attori stavamo là, dico, fammene senti due, io andavo là, dico, sarà lei, però non va bene, che discorso ho fatto? Vabbè, dai, che sono 2 bucatini, andiamo avanti 10 giorni con questi bucatini, a un certo punto, veramente, era diventato, che non la potevamo far meno. Non lavoravamo più il pomeriggio, non riuscivamo più a lavorare perché ci avevamo sonno. Io mi ricordo che non riuscivo a dire battute, ero offuscato. Io dissi, levategli qua la pentola per favore, riportate i cestini perché qua... Il risultato fu che io in quel film presi 4 chili. Fu una cosa drammatica. Leone non venne a sapere, si arrabbiò tantissimo. Ah, ma proprio... Ma stai proprio a accompagnare Verano questo. Il film si ferma, vuoi capire? Il film andò bene, non si fermò, Sorella sopravvisse, siamo sopravvissuti anche noi. E quindi. E poi e c'è stato un grande successo. Però devo dire che era Fabrizi che aveva un ristorante all'isola di Berina. Era una grandissima cuoca, era veramente brava. Un giorno avevo vinto un Davide per io e mia sorella e c'era un Davide speciale per Aldo Fabrizi, il fratello. E c'è da dire che Sorella però all'inizio degli anni 80 era diventata l'idolo della gente perché tra Bianco, Rosso e Verdone, Acqua e Sapone, insomma, era diventata quasi una coprotagonista che non aveva mai fatto. E aveva in qualche modo offuscato un po', soprattutto nei giovani, la figura di Aldo Fabrizi. Si parlava più di Sorella che di Aldo Fabrizi, mi ricordo. Allora andai a prendere sto Davide e feci le scale del Quirinale quando a un certo punto mi sento dietro la schiena due colpi tremendi. Una volta era Aldo Fabrizi, col fiatore. Tu mi devi ancora dire che cazzo ci trovi in mia sorella.
Dico io subito, maestro, perché non l'ho mai visto Fabrizio. Dico congratulazioni perché lei, no, che ci trovi? Sull'ella, che ci trovi? Che sta a fare? Ma quella è buona solo a cucinare, perché l'ha messa a fare al cinema? Cioè, era un atto, una cosa di invidia tragica, tremenda. Io senti buono, dico, ma perché brava? Brava, sì, brava un par di palle, insomma, alla fine andò, io ho preso il mio Davide, lui prese il suo, eccetera. Io l'andai a riferire a Sorella, però Sorella da madrona buona disse, ma lascio verde perché arde un brontolone. Dico, ma è invidioso, perché uno che fa una cosa, ma no, brontolone. Sì, gli è ceduto un pochetto, però è un brontolone, è buono, è buono. È brontolone, è brontolone. Quindi, praticamente, no, scoprì che Aldo era un po' geloso della sorella con questo successo.